Stato difensore di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, chiede ai magistrati di fare chiarezza e che si apra un fascicolo di indagine. Quindi la richiesta viene anche dall'avvocato. Intanto a Roma è stato innalzato il livello di sicurezza dopo le violenze rivendicate dagli anarchici e al Viminale stamane si è tenuto il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Andiamo in diretta da Lorenzo Lobasso e Marco Aquili. Sì, buongiorno, si è concluso proprio poco fa il CASA, Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, presieduto dal Ministro dell'Interno Piantedosi, presenti tutti gli organi dello Stato deputati alla sicurezza, dalla Polizia e Carabinieri ai servizi segreti. Sul tavolo la valutazione di sicurezza, di terrorismo, di valutazione di minaccia terroristica sia interna che esterna allo Stato alla luce di quanto accaduto, lo dicevi anche tu da studio Alessandro, gli eventi di questi ultimi giorni, gli attentati incendiari, intimidatori nei confronti delle nostre sedi diplomatiche estere, Atene, Berlino, Barcellona, auto dei vigili urbani di Milano date alle fiamme, un ripetitore danneggiato a Torino, la manifestazione violenta di Roma di sabato scorso. Oltretutto bisogna notare che sono state avvisate ma non autorizzate altre manifestazioni di anarchici nel corso dei prossimi giorni, la prima proprio questo pomeriggio a Roma di fronte al Ministero della Salute. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha riferito ieri in una conferenza stampa che dobbiamo valutare correttamente in base anche a quelli che sono i metodi insidiosi utilizzati in questo periodo dagli anarchici, ma non possiamo certo dire che ci troviamo con una grandissima minaccia di terrorismo interno alla porta. Nella stessa conferenza stampa è intervenuto anche il guardasigilli Nordio, ricordando che lo spostamento di Cospito dal carcere di Sassari a quello di Opera di Milano è stato un atto di rispetto della dignità sacra della salute del detenuto, ma non c'è nessun arretramento per quanto concerne il regime di 41 bis, per quanto concerne il caso è difficile che una riunione del genere vengano rilasciate dichiarazioni, ma comunque sul caso Donzelli, lo dicevi tu in apertura, il legale del Cospito, Rossi Albertini, ha chiesto che si apra un fascicolo su quanto accaduto anche contro ignoti. Per ora dal Viminale con Marco Aquilli è tutto, a voi la linea.